ho vissuto questi momenti con grande emozione, perché una cerimonia così completa, così perfetta, integrata soprattutto dall'affetto, non me l'attendevo in modo assoluto. E quindi sincero il mio ringraziamento a tutti voi, dal più piccolo al più grande, dal parrocchiano al forastiero, che ha voluto circondare questa mia povera persona nell'atto più grande e più sublime che è concesso di poter svolgere ad un uomo. La grazia della mia ordinazione ha portato in me una grande trasformazione, allargato il mio cuore. Particolarmente mi sento un altro, perché è la grazia di Dio che ha voluto operare in me. Così come atto di gratitudine non solo vorrò continuare sulla stessa via stracciata già da 50 anni, ma soprattutto voglio che questo sia integrato là dove c'è stata una mancanza, là dove c'è stata una freddezza, soprattutto in questo momento, finché il buon Gesù mi vorrà certamente chiamare con quelle belle parole: orsù vieni, servo fedele, ricevi il gaudio. Ma la mia presenza lassù non sarebbe completa, non sarebbe giusta se non fosse integrata anche dalla presenza di voi tutti, ai quali io ancora una volta rendo l'omaggio del mio affetto, della mia riconoscenza. Grazie.